Galattici amici, ma soprattutto galattiche amiche! Bentornati qui con noi a Damarcord, nuova puntata, parleremo dell'ascesa dei non morti. In quell'epoca stava crescendo una nuova civiltà, un regno che al suo culmine si estendeva per tutte le Malelande fino a quello che sarebbe divenuto il vecchio mondo e che rivaleggiava con qualsiasi impero umano successivo. Le tribù delle terre meridionali iniziarono a costruire grandi insediamenti nel deserto, forse ricordando vagamente le antiche città degli antichi nelle giungle del sud. Questo regno sarebbe divenuto noto come Nehekara. Mentre gli orchi e gli uomini bestie conquistavano le foreste del nord, gli uomini del sud prosperarono e crebbero di numero. Con il passare dei secoli, i regni di Nehekara si innalzarono dalle roventi sabbie e i loro regnanti commerciarono e lottarono tra di loro per ascendere al dominio. Circa 500 anni prima dell'epoca attuale, una città primeggiò al di sopra di tutte, Khemri, regno del grande re sacerdote Setra. Setra era un generale senza eguali, ed era spinto da una vanità tale che quasi rivaleggiava con quella del paesiello, ma che non avrebbe accettato nessuna minaccia nei confronti del suo regno. Persino mentre i suoi messi portavano le richieste di Setra agli altri re sacerdoti, lui, il signore di Khemri, guidava la propria armata alla vittoria contro i nemici. Una dopo l'altra, le altre città si allearono a Khemri o vennero conquistate da Setra. Vi era però un nemico che Setra non poteva sconfiggere, la morte. Egli ordinò ai sacerdoti di trovare un modo di prolungargli la vita, così che le sue glorie non venissero mai offuscate, ed essi idearono lunghi rituali per mantenere in vita il proprio signore. In ogni caso non potevano fermare la mano della morte. Così, quando Setra giacque sul letto di morte, tennero un grande rituale, che affermarono avrebbe preservato il suo corpo, permettendogli di tornare a una vita immortale dopo migliaia di anni di sonno. Come un classico pisolino del paesiello, fondamentalmente. Per i successivi 500 anni, le fortune di Khemri e di Nehekara ebbero sorti alterne. Le alleanze venivano strette e spezzate, e le città combattevano le une contro le altre. Seguendo l'esempio di Setra, i governanti Nehekara divennero sempre più ossessionati dalla morte e dal modo di evitarne la gelida morsa. Presto, la stragrande maggioranza della società e degli sforzi vennero dedicati alla costruzione di grandi piramidi e mausolei che custodissero i loro corpi mentre attendevano di tornare in vita. Le grandi famiglie e le guardie del corpo morivano assieme ai re sacerdoti e venivano sepolte con essi per servirli anche dopo la morte. A fianco di ciascuna città si ergeva una grande necropoli, ancora più vasta degli edifici degli esseri viventi i cui abitanti morti superavano di numero quelli ancora in vita. E qui un nome che a qualcuno potrebbe suonare familiare, Nagash. Circa 5 secoli dopo il regno di Setra, in Nehekara ascese un nuovo potere. Il fratello del re sacerdote di Khemri, tale Nagash, non aveva rivali nella conoscenza dei riti funebri, ma per lui preservare i morti per il risveglio non era sufficiente. La sua ossessione per la mortalità superava di molto il desiderio di una vita eterna di Setra, e ogni sua fibra era volta alla scoperta del segreto dell'immortalità. Pur essendo i suoi studi molto estesi, fu la cattura casuale di un gruppo di elfi oscuri che aveva fatto un naufragio sulla costa di Nehekara che avrebbe portato poi il nostro bel Nagash a sciogliere i segreti della magia oscura e a creare con tale conoscenza l'orrida arte nota come necromanzia. Nagash distillò un elisir
della vita usando il sangue dei suoi sudditi e grazie ad esso sostenne la propria esistenza. Grazie alla longevità innaturale, Nagash usurpò il trono del fratello con l'aiuto dei discepoli attirati alla sua causa con la promessa dell'immortalità. Il sacerdote rinnegato ordinò quindi la costruzione di un'enorme piramide nera. Anche questa cosa a qualcuno potrebbe suonare come familiare. Per farci cosa? Ma per intrappolare gli inaffidabili venti della magia e aumentare il proprio potere. Mentre Nagash e i suoi seguaci governavano il popolo di Khemri come dei assetati di sangue, gli altri re sacerdoti cominciarono a temere il suo potere e si unirono contro di lui. Comandate dal re sacerdote Lamizar, le armate del re sacerdote attaccarono Khemri, obbligando il grande necromante a cercare rifugio nella sua piramide nera. I suoi discepoli vennero catturati e messi a morte, ma Nagash non venne mai trovato. Ritenendo di averlo fermato, i capi dell'alleanza tornarono a litigare tra di loro e il ricordo di Nagash cominciò a sbiadire. Anche questa cosa potrebbe sembrare un déjà vu. E qui la nascita dei vampiri. La malvagità di Nagash non poteva però essere battuta così facilmente. Contro tutti gli accordi, la regina della città di Lamia, Neferata, prelevò alcuni dei diabolici testi di Nagash dalla sua camera tombale e li portò in città. Ella tentò di ricreare l'esir della vita di Nagash e in parte ci riuscì. Tuttavia, bramava il sangue degli uomini e solo nutrendosi dei suoi sudditi poteva sostentare la propria vita. La sua corte venne a sua volta corrotta dalla maledizione del vampirismo, o come la chiama Paesello, dal bacio di sangue. E come Nagash aveva destato le ire degli altri re sacerdoti, altrettanto fecero le storie riguardanti i riti di sangue di Lamia. Mentre i regnanti vampiri di Lamia riuscivano a rimanere nell'ombra, l'inquieta anima di Nagash vagava per i deserti. Privo di sostanza e mezzo pazzo, tu hai già sentito sta cosa, giunse al mare acido e alla grande montagna di Monte Rotto che si ergeva sulle sue rive. Lì rinvenne enormi quantità di warpietra, magia grezza, in forma solida, qualcuno la chiama anche malapietra, grazie alla quale fu in grado di incrementare i propri poteri necromantici. Sfruttando schiavi scheletrici rianimati con i cadaveri degli antichi campi di battaglia, scavò la grande fortezza labirintica di Nagashizar. Nagash combatté a lungo contro gli Skeven. Anche questa cosa mi sembra di averla già sentita. Che erano stati attirati a loro volta dalla warpietra, ma alla fine strinsero un patto l'uno con gli altri, quindi uomini ratto del caos insieme a Nagash. Ormai i vampiri di Lamia erano diventati consapevoli del ritorno di Nagash e inviarono araldi ed emissari per ottenere udienza da lui. Ben presto risultò chiaro che erano completamente in suo potere. Schiavi involontari delle sue arti necromantiche. E non ebbero altra scelta che allearsi alla causa del grande necromante. Grazie al loro aiuto, Nagash mosse guerra contro i re sacerdoti, poiché i vampiri volevano governare le genti che un tempo si erano inchinate loro e che ora li avevano scacciati. E arriviamo quindi alle guerre dei morti. Non volendo mai più essere schiave di Nagash, le città di Nehekara si unirono contro l'invasione di non morti. Nagash e i vampiri combatterono contro le armate di Nehekara per più di 10 anni. Il più grande re sacerdote, sin dai tempi di Setra, Alcadizar il Conquistatore, sconfisse l'armata dei morti e la disperse nel deserto. Nagash non sarebbe stato fermato e scatenò una pestilenza su tutto il territorio, ingrandendo di conseguenza le proprie armate con le migliaia di morti. Alcadizar venne sconfitto e catturato dalla nuova armata e venne trascinato in catene al cospetto di Nagash. Nagash si dedicò quindi al suo piano originale, il Grande Risveglio, e dopo aver consumato grandi quantità di warpietra, liberò l'incantesimo necromantico più potente che mai avesse oscurato il mondo. In tutta Nehekara gli esseri viventi avvizzirono e morirono, mentre i morti si agitavano nelle tombe. Gli Skaven di Monte Rotto compresero che l'alleanza con Nagash era finita e studiarono un piano astuto
per liberarsi del nemico. Forgiarono la lama maledetta, un'arma di war pietra quasi pura, e liberarono Al-Khadizar dalla cella. Piazzando la distruttiva arma nella stretta del re sacerdote Al-Khadizar, lo guidarono poi da Nagash, tipo dalla manina. Okay. Il re sacerdote mozzò la mano di Nagash e pose fine al grande risveglio, prima che potesse essere completato. Ho come un déjà vu anche qui, è come se adesso ci uscisse la scritta qui sotto in sovraimpressione. Skaven, vi salviamo le chiappette da Nagash fin dai tempi immemori del vecchio mondo. I due si scontrarono, Nagash e Al-Khadizar. Al-Khadizar aiutato dalle stregonerie degli Skaven, e alla fine il corpo di Nagash venne distrutto. Il corpo di Nagash venne distrutto, ma non Nagash. Al-Khadizar si fece largo combattendo fino all'esterno di Nagashizar, mentre il corpo e la mente gli bruciavano della magia corrotta del caos, quella della lama maledetta, e infine cadde nel fiume cieco e affogò. Anche se il grande rituale non era stato completato, segnatevi sta cosa perché sono tanti i déjà vu che potrebbero ripetersi anche oggi. Dicevamo, anche se il grande rituale non era stato completato, l'incantesimo di Nagash aveva cambiato il mondo per sempre. I re sacerdoti e le loro armate, sepolti sotto le sabbie, erano tornati a una sembianza di vita. Uscirono quindi dalle cripte e si fecero guerra gli uni contro gli altri, come avevano fatto in vita fondamentalmente. Questa situazione si protrasse fino all'ascesa di Setra, l'Imperituro. Ora aveva acquisito il titolo a pieno titolo, il titolo di Imperituro. Il più potente e il più antico di tutti. Come aveva fatto molti secoli prima, Setra costrinse le altre città a obbedirgli e giurò vendetta eterna contro Nagash per averlo riportato in vita troppo presto. Infatti, invece di avere un fulgido corpo fatto di oro immortale, Setra si ritrovò all'interno di un cadavere avvizzito, vibrante di magie oscure e vestito di lacere vesti mortuarie. Poiché Nagash era stato sconfitto, i primi vampiri fuggirono dalle armate dei Re dei Sepolcri. Alcuni si diressero a nord, dove le tribù degli uomini stavano allora emergendo dalle caverne e stavano erigendo piccoli insediamenti di capanne, mentre altri si diressero in oriente e a sud. Nagash sarebbe però ritornato, e ve lo ripeto, Nagash sarebbe però ritornato, poiché nemmeno le energie della lama maledetta potevano distruggerlo interamente. Bramoso di dominare gli esseri viventi, dichiarò guerra al nascente impero di Sigmar. Dove l'ho già sentito questo Sigmar? E questa vendetta di Nagash. Ma questa è un'altra storia, poiché eventi calamitosi avrebbero cambiato nuovamente il cammino del mondo. Bene, bella gente, noi per questa puntata ci fermiamo qui e ci vedremo alla prossima con le tribolazioni dei nani. Ciao! Nagash distillò un ancora più vasta degli edifici degli esseri viventi in cui abitavano morti. Stop. Rifaccio. 3, 2, 1. Stop. La faccio da capo. Nagash. 3, 2, 1.